Raffaele Durruti, Enoteca Vini, Vizi e Virtù. Speriamo molti vizi e meno virtù, perché come... Tantissimi vizi, le virtù ormai sono rimaste le teologali. Perché come spiega Sade, il Marchese de Sade, in Justine, bellissimo, ovvero le sventure della virtù, Justine trascorre una vita ai piedi del crocifisso, è ligia ai principi cristiani, ma viene violentata da preti, perseguitata, e si ritrova addirittura sul patibolo e verrà salvata da Juliette, sua sorella, che invece ha condotto una vita dissoluta e ha conquistato perfino un titolo nobiliare, e proprio Juliette riuscirà a salvarla da sicura morte. Ma quanto era avanti quell'opera, grande, e molti non hanno capito, hanno pensato fosse un pornografo, ma il professore, come ti chiamano, professor Mazzitelli, Antonio Mazzitelli. Ci conosciamo da tanti anni, ma io volevo fare, in occasione di questa Santa Pasqua, una riflessione, fare anche in qualche modo reclame al tuo negozio. Entro e vedo che c'è una trincea di bottiglie, tantissime. Questo arancio che non conoscevo, un'etichetta che rimanda al tempo di Gian Burrasca addirittura, è un punch. Guarda, ma tante bottiglie, rustica progenie, sempre villana fuit, ma guarda quante bottiglie. Antonio, come mai tutte queste bottiglie? Beh, tanto per festeggiare la Pasqua, c'è anche una certa ripresa commerciale, quindi approfittiamo del momento, ci siamo riempiti, non solo per la Pasqua, proprio perché tornano i turisti finalmente. Guarda, abbiamo rivisto i turisti a Roma, quindi abbiamo ricominciato a lavorare con i turisti, e quindi il momento, devo dire la verità, è buono. Quindi intanto facciamo gli auguri a tutti di buona Pasqua, il momento si spera sia ottimo, perché abbiamo rivisto i turisti, tornano gli italiani, si beve meno ma si beve meglio, e quindi si spende mediamente di più per una bottiglia buona, quindi i presupposti per avere tante bottiglie c'erano. Placido Rosé, Barolo, quello è un mito. Questo costa 300 euro. Sì. 300 euro costa. Sì, chiaro. Ma questo ne costa 59. Sì, perché questa è una Barbera e questo è un Barolo. Quindi questo è tutto Nebbiolo. E questo costa addirittura 300 euro. Sì. E perché? Che c'è dentro? Un anello? No, perché Conterno fa delle vinificazioni molto particolari, e quindi chiaramente ha un costo, una resa per ettaro proprio minima, quasi di tipo borgognone, quindi chiaramente... Perfetto, ne prendo tre. Benissimo. Buona 900, Pasqua. 875 per il nostro amico Fulvio. Vini, vizi, virtù. Si spera più vizi che virtù. Dove siamo? A Roma? Piazza dell'Unità 15. Spieghiamo che il quartiere Prati. Prati. Si dice in Prati. Dove sei? In Prati. Prati, non a Prati. In Prati. Tele Durruti, Antonio Mazzitelli.